Giorno santo è spuntato per noi, venite popoli, adorate il Signore, oggi una grande luce è discesa sulla terra. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, o Signore. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. C'era una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni. Dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Questa donna anziana che serviva il Signore nel Tempio con digiuni e preghiere e aveva 84 anni. Per lei come se ne avesse avuto ancora 24. Era la giovinezza dello spirito, era la limpidezza mentale. Era il segno dell'adorazione pura e purificata. Così si vive con Dio nel cuore e così si vive nella casa di Dio. Queste persone che il Vangelo ci mette sotto gli occhi non hanno soltanto un valore storico. Prestava servizio nel Tempio, storia. Serviva Dio con la preghiera e col digiuno e si è preparata così alla grazia di poter vedere Gesù bambino. In quel momento non era lì, lo Spirito Santo l'ha chiamata, come ha chiamato il vecchio Simeone. Vieni, è qui, a lei la stessa cosa, vieni, vuoi vedere. E lei non ha avuto, direi, quella carezza speciale di poter tenere in braccio il bambino e cantare con l'anima dispiegata la gioia che provava. Però ha constatato con i suoi occhi la presenza, la persona del bambino Gesù e, secondo passo, lo annunziava, lo diceva, lo testimoniava a tutti quelli che poi andavano nel Tempio, perché lo dice il Vangelo di San Luca, compiuti quei riti che dovevano fare, sono tornati in Galilea, a Nazareth. Ma Anna, la notizia, ha continuato a tramandarla, a raccontarla, a comunicarla. Cioè, dava una notizia che era una buona notizia. E allora che cosa annunziava? Il Vangelo. Evangelion significa buona notizia. Lei
è diventata un'evangelizzatrice, prima perché è vissuta santamente, poi perché annunziava santamente, cioè confermando con la vita ciò che diceva. E poteva anche aggiungere, vedete, io l'ho guardato con i miei occhi, ma anche Tizio, Caio, altre persone che servivano nel Tempio, meno sante di lei, però presenti, capaci di dire la verità. Ed ecco che viene fuori la comunità. Anna è un membro di una comunità, fa parte di una famiglia che per ufficio serve il popolo nel Tempio di Dio e serve il Signore per il suo popolo, e peraltro poi cresce nella virtù, nella bontà, nella gioia, nella comunione con Dio e nella testimonianza dell'amore di Dio, perché Gesù bambino è dono del Padre e il Padre, con tutta la sua onnipotenza e il suo infinito amore, non ci poteva dare di più. Ci ha dato il Figlio. Quando un padre e una madre ti dicono metto nelle tue mani questo bambino, aiutalo, fa quello che c'è da fare, lo devi amare come lo amiamo noi. Questo significa estendere alla comunità i valori della famiglia: amore, premura, cura, pazienza, dedizione, fatica, sacrificio, no? Avete le litanie, ce l'avete queste litanie, penso. È un codice morale che è comune a me e a voi, se no stiamo a raccontare le balle. Una cosa certa è che quando abbiamo trovato il Signore non ce lo dobbiamo lasciare più sfuggire. E diceva Padre Pio, questa è la ricchezza grande. E San Giovanni, l'avete ascoltato prima, scrive: cari figlioli, scrivo a voi, cari giovani, scrivo a voi, cari anziani, scrivo a voi, perché avete conosciuto e avete vinto il maligno. Perciò siete liberi. Adesso voi conoscete l'amore. Ecco la conclusione. Voi conoscete, anche voi, dico voi che mi state davanti, conoscete l'amore. Adesso siete liberi, avete la via aperta, il Signore che viene incontro. Questo, santificare un giorno, un anno e prepararsi a santificare l'altro tempo che Dio, se vuole, ci concede. Eleviamo al Signore la nostra preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Sant'Anna, o caro San Luca, che splendido quadro hai fatto di Anna, la pia profetessa. Lei visse 7 anni, sposata e felice. Rimasta poi vedova, si diede al Signore. Il giorno e la notte passava nel Tempio, lodava il suo Dio, faceva digiuni. Secondo lo Spirito cammina nel bene, è piena d'attesa del Cristo che viene. 84 anni, giammai s'allontana, e giunge la gioia del giorno fatidico. O splendida donna, o splendida fede, ottiene gran premio dal dolce Signore. Arriva Maria, la madre più santa. Arriva Giuseppe, il giusto di Dio. In braccio alla mamma c'è il Figlio di Dio, il bimbo che Anna attende con ansia. Da ieri la voce
Oh Anna, son qui, fa presto a venire, ti voglio vedere. Il pargolo tace, ma scende la pace nel cuore di Anna. T'ho visto con gli occhi. Per quanto vivrai, a ognuno che viene tu dai la notizia che il mondo fa lieto. E scende il silenzio, perché ti riposi. Adesso la voce del Cristo risuona.